Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Cyberpunk. Allora, praticamente sono passato a MK, raga, voglio giocare sto gioco a MK. Lo so che l'avevo detto più di una volta, però mi trovo sempre male su alcune cose. Perché è vero, su alcune cose è scomodo perché ti tocca usare magari le freccettine della tastiera. Quindi devi mettere entrambe le mani sulla tastiera per fare alcune cose. Però si può fare, non è male, non è male. Basta semplicemente, quando notiamo una difficoltà su una roba, cercare di settarla nel miglior modo possibile quella cosa. Per esempio, in questo caso io ho le granate che non sono assegnate a nessun tasto. Dove cazzo è? Spara, mira, attacco rapido, usa gadget da combattimento. Io la imposterei con G, che in teoria G apre un'altra cazzata, mi pare. Ecco, vedi G. Altrimenti, tra l'altro ho tirato una granata in mezzo alla strada. Però G mi avrebbe aperto una sezione. Perché purtroppo ci sono dei tasti abbastanza inutili su Cyberpunk. Per esempio, se io apro questo tasto qui, giusto, io apro la mappa. Però anche però che tramite la mappa io posso andare su inventario, su creazione. Cioè ti apre comunque tutto quello che è il menu, no? Ecco, e invece magari ci sono dei tasti che ti fanno andare direttamente sulla schermata diario, direttamente sulla schermata personaggio, mappa, inventario e così via. E sta cosa onestamente non ha senso. Cos'è sto calo di FPS così a caso, raga? Oddio, raga, ma cioè, vedete che il gioco ha proprio problemi di suo. Sono salito in auto e laggava. Va bene. Quindi eravamo arrivati che nell'ultimo episodio abbiamo assistito a quella che è la para... proprio morto. Oddio, minchia macchina, levati dai coglioni. E quindi abbiamo assistito a quella che è la parata. E purtroppo Takemura c'è morto. E adesso dobbiamo incontrare Hanako, perché ha deciso di contattarci tramite una, diciamo, una doll mandata, che comunque parlava lei tramite questa doll. E adesso dobbiamo parlare con Hanako per vedere cosa ci dice, perché ci crede alla fine, ci crede. Quindi vuole cercare di darci fiducia e capirci più in fondo sulla questione di Saburo, che è stato ucciso da Yorinobu. Quindi vediamo di andarci. Mamma mia, sta auto è bellissima, ragazzi. Se la trovo in vendita, questa me la compro sicuro. Sembra tipo un Mustang. È tipo un Mustang, bellissimo. Aia, porca puttana, si scivola. Aia. Quindi, non vedo l'ora di vedere. Ho sbagliato strada. Signore, si torna. Ah, comunque da mouse e tastiera a me, non so perché, a me piace di più. Non c'è più forte di me, raga. Allora, Cyberpunk, sapete perché lo voglio giocare da MK? E purtroppo ci sto pensando troppo tardi. Se l'avessi continuato a giocare da MK come quando l'ho iniziato, già in questo momento sarei già abituato e non ci sarebbe stato nessun problema. Siccome ho fatto la cazzata poi di ripassare a pad, perché a livello di gameplay, no, quello che è il gameplay, quindi fai, spara, mira, da MK è molto meglio, ma per il semplice fatto che da pad c'è come un input lag troppo grande. Nel senso, io sposto la levetta e me ne accorgo che molti istanti dopo si muove sul... è questione di millisecondi, non è che chissà cosa. Però lo percepisci questa cosa, soprattutto abituato a giochi dove è molto più reattivo e non noti questa differenza, no? Invece MK sta sensazione non te la dà, perché non c'è, penso, da MK questa sensazione. Il che rende il gioco molto più apprezzabile, è più giocabile, ragazzi. No, già minchia, onestamente, a giocarlo così, dove tipo miri un nemico, spari 3 ore, perché il gioco è pure frenetico, cioè è frenetico, raga, ma da pad non lo puoi fare. Dovrebbe essere qua comunque, Hanako, all'Embers. Punto di non ritorno. Oddio, ma abbiamo finito il gioco? Entrando nel ristorante interromperai tutti gli incarichi secondari, no? Ah, no, ok. E altre attività come contare finché l'obiettivo principale non sarà completato. Ok, succederà qualcosa nella storia che ci allontana un attimo da quella che è Night City, presumo. Quindi da tutto quello che conosciamo. Bellissimo. Andiamo all'Embers. E io, raga, mi devo sbrigare a finirlo sto gioco, perché ho tanti giochi in mente. Non mi piace per niente. La troia di porcellana è il peggio del peggio. Puoi calmarti 2 secondi. Lo so, farò attenzione. Lo so, farò attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo forte. Senti, al primo segnale di guai ce ne andiamo. Lui ha un brutto presentimento, Johnny. Onestamente, in base alla sua esperienza, pure mi fido.
sta aspettando. Ha sgomberato tutto. Merda. Ecco, allora, qua, raga, onestamente pure io penso che sia una trappola. Parliamo di una persona straimportante che, vuoi o non vuoi, abbiamo rapito con Takemura, e Takemura c'è purtroppo anche morto. Cioè, dobbiamo metterla anche da questo punto di vista. Quindi non lo so se tutto finirà con... Ah, tutto a posto, tranquillo, ci si dà la missione. Eccellente, sei venuto. Ancora no. Se lei si spoglia, possiamo comunque... Insomma... Non perdiamo tempo. Ho sbagliato. Prima di parlare dei dettagli, credo di doverti una spiegazione. Vedi MK che scomodo così. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso... Lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Ma? Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. No, vabbè, ma non hai fatto niente, perché? Non sei migliore di tuo fratello, dobbiamo parlare d'affari. Vabbè, chiediamoli perché non ha fatto nulla. Lo sapevi, ma non hai fatto niente. Perché? Ieri hai scoperto all'improvviso di avere una coscienza. Mio padre aveva i suoi difetti, lo so. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, il fine giustificava i mezzi. Saburo Arasaka ha sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? Il potere, la famiglia. A sto punto la famiglia no, perché se Yorinobu glielo diceva, lui non prendeva iniziativa comunque. La corporazione. È tutto a posto? Il potere, vaffanculo, secondo me sì. Il potere. La famiglia. Come la famiglia? La nostra famiglia. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità, stabilità, per non oppormi mai. Ah, Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre. Ma è una Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile. Non hai detto perché hai cambiato idea, comunque. Mm-hmm. È tuo fratello. È stato difficile e sarà difficile. Diciamo che capisco. Ma perché hai cambiato idea? C'è stato un allarme durante la parata. I protocolli di sicurezza erano stati violati. Lì abbiamo avuto i primi dubbi. Che sono aumentati nel tuo nascondiglio. Quando la squadra d'assalto di mio fratello è arrivata non per salvare, ma per uccidere. Yorinobu non si sarebbe fatto problemi a sacrificarti. A mio fratello non è mai importato niente di noi. Mio padre aveva ragione. Io sono stata allevata per diventare il cuore della famiglia. È ora che gli Arasaka ascoltino il loro cuore. Faremo giustizia. Hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Minchia. No, non ho il Soul Killer. Sembri nervosa. C'è qualche problema? Ma non lo so. È la terza volta che quella B passa qui intorno. Qualcuno ti ha seguito? Non distraiamoci. Comunque hai no, portato il non killer. Ho il Soul Killer. Ovvio che non ho il Soul Killer. Direi che non ci conosciamo ancora così bene. Tieni alta la guardia. Comprensibile. Ma non è necessario. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè? Il Mikoshi non esiste nel mondo reale. Ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto la Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. No. Adesso. Cazzo, qua possiamo sia aspettare giorni che... Però guarda, vedi, qua non ti dà scelta. Siediti. Abbiamo poco tempo. Qua non ti dà scelta, perché comunque a Johnny o gli dico che voglio sentire cosa da dire e comunque sto, oppure sta zitto e comunque sto, oppure rispondendo a lei mi siedo in entrambe le cose. Quindi hai la mia attenzione. Siediti. O tu mi aiuterai Abbiamo in cambio poco di cose tempo.
Ma rispondiamo a John. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Ah, sarà un vero disastro. Lui se lo sente, siediti. Infatti io vorrei... Abbiamo poco. Sai come avere la mia attenzione. Però. Continua. Però. Avanti. Mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Responsabilità? Vuoi uccidere il tuo fratellino? Dillo e basta. Sarà più facile. Voglio che sia punito. Sei ancora un po' vaga. Lo vuoi morto. Voglio che la Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Yorinobu. Hanako-sama. Sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Vabbè, però così... Testimoniare? Senti, scusa la sincerità, ma... Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. Devo pensarci. L'offerta mi attira. Devo pensarci. Lui non è convinto. Ma fai in fretta. Yorinobu è in massima allerta. Basta del relic. Potrebbe nutrire dei sospetti. Leviamoci subito dal cazzo. Vi stai bene? Sì, sì, è solo... Stai Oddio. Sanguinando. Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Ci penserò su... Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. Usciamo di corsa, raga, perché... Mamma mia. Porca puttana, qua finisce male, raga. Non ce la facciamo sicuro ad uscire. Anche perché era punto di non ritorno, quindi non penso ritorneremo tranquillamente sotto. Qualcosa accadrà. Ti avevo avvertito. Che fai? Ma... Cosa sto facendo? Ti faccio vedere com'è sentirsi in trappola, cazzo. Ascensore ferro. Ti ho avvertito, ma tu hai continuato a fregartene. Adesso quella stronza di porcellana ti userà per i suoi piani. Non ho ancora accettato niente, appunto. Vaffanculo! Non ho ancora accettato niente. Ma lo so che non capisci ancora come ragionano quelle sanguisughe. Ti ha incontrato faccia a faccia. Ha svelato i suoi piani. Ti ha già stretto nella sua morsa. Non riuscirai a tirartene fuori. Hai altre idee? Mi piacerebbe sentirle. No? Allora sta zitto e fatte da parte. Ehi, è meglio che ti rilassi. No. Bene. Perfetto, ti fai un altro sonnellino? Minchia, raga, ma proprio siamo al capolinea. Siamo al capolinea. No, non è come pensi. Non ancora almeno. Ma... Piano, aspetta a muoverti. Victor. Siamo nel... dal bisturi, Victor, quello dell'inizio. Stai male, lo so. Deliravi quando sei arrivato. Così ho dovuto darti del beta all'operidolo. Ma l'ipersensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Sento scoppiare la testa. Come sono arrivato qui? Come... sono arrivato qui. Ti sei trascinato con le tue gambe. Eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo. Ah. E hai preteso di essere curato subito. Digli che è stato il tuo angelo custode. Io... non ero in me. Lo so. E la cosa è un po' preoccupante. Cazzo, quanto è grave? Qual è la diagnosi, Vic? Dimmi le cose come stanno. Dimmi le cose come stanno, Vic. Sei a un punto di svolta.
Prova a tirarti su, piano. Ok, ma non aspettarti miracoli. Ho detto piano. Ok. Un altro trionfo per i libri di storia. È l'unico chirurgo normale, tra l'altro lui, è l'unico bisturi normale rispetto a quelli che ci sono in città. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Che opzioni ho? Sì, lo so. Consigli su come cominciare? Cristo, ma ancora? Devo farti un disegno. Devi deciderlo tu, non io, e non quella cosa che hai in testa. Vedi quella roba là sopra? Quale roba? Lì trovi qualcosa che può aiutarti a decidere come va a finire. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Ma... Aspetta perché non ho... Scegli tu come va a finire, eh? Ma in che senso? Vuoi pensarci? Va bene. Ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, ma... Vi, stai parlando da solo. Ad alta voce, cosa? Devi decidere. E in fretta. Tanto qua c'è... Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Ma devo decidere come voglio farla finita? Ho preso la pistola. Dio mio, grazie di tutto. Non potrò mai ringraziarti abbastanza, Vic. Vorrei soltanto poter fare di più. Ora vai. Voglio chiudere. Ok. Ehi, ho sentito... Beh, quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. Che situazione. So cosa sta succedendo. Guarda che dettagli, raga. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Certo, fai strada. Vai. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Minchia, raga, Madonna, non so se la missione finale... Oppure, non lo so, continua, ma penso sia finale. Una volta che siamo nella Rasaga, facciamo quello che dobbiamo fare, che è la più grande, diciamo, corporazione che c'è in città, e penso che non ci sia comunque un nemico più forte. Ok, quindi sul tetto. Ok. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack? È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora Wells da una parte, i ciumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. Mm-hmm. La vita non solo. È stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Ah, ora va meglio. Oh. Aria. L'ho portato qui. Fammi prendere sta roba qua, che questo qui sono tipo dei collezionabili, raga, sono... Che poi tra l'altro li dobbiamo portare sempre a lei, che legge le carte. Questi qui sono i tarocchi. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Allora, che cosa ha deciso qui Jack? Allora... Cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città.
Wow. Anche a Jackie, raga, peccato che è morto. Ti lascio da solo. Fa con comodo. Ma io devo decidere se spararmi o no. Cazzo, perché questo mi ha spaventato, lo sai. Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. No, non sono nel mio stile. Gli addii. Fa come credi. Se proprio devo chiamare qualcuno, chiamo Judy. Fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. È proprio quello che intendo. Eccoci qui, insieme, a goderci questa vista di Night City. Il mio unico rimpianto è non vedere come andrà a finire. Sei tu a voler rifiutare l'unica opzione che ci resta. Collaborare con quei mostri? Preferisco qualsiasi altra cosa. Fidarsi dell'Arasaka è rischioso, ma ne vale la pena. Ma io pure la penso così, raga, perché non abbiamo altre opzioni. Non è che abbiamo una seconda scelta, l'avrei sicuramente fatta. Penso che valga la pena tentare con l'Arasaka. Che cazzo t'è preso? Dio, perché sei così testardo? Ho preso tutto da te. Dai, Johnny, rompere i coglioni. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Allora, prendi gli omega bloccanti. Sì, non incazzarti. Potrei farla finita e basta. Ci sarebbe un'altra opzione, sai? Quale? Mettiamo tutto a tacere. Con le pillole. Tutto. Tutto quanto. Se non facciamo qualcosa, siamo spacciati tutti e due. Getta le pillole, lo so. So esattamente cosa faremo. Lo so. Oddio. Proprio quello che avevo in mente. Oddio, in terza persona, ma guarda che figo, ma perché? Non capisco. Ti rendi conto di cosa abbiamo passato per arrivare fino a qui? Certo. Ma che figo il mio personaggio. Buttiamo tutto al vento ora. Perché? È l'opzione più pulita, meno violenta. Qualsiasi altra scelta farà delle vittime. Un giorno o l'altro tutti devono morire. Io valgo il loro sacrificio. E tu? E poi è l'unico modo in cui saremo entrambi coscienti. Di cosa? Della morte? Mm-hmm. Quando la vita ci abbandonerà. Minchia, raga, ma potevano farle tutti i filmati in terza persona. Sarebbe stata un'altra roba, guarda che c'è qua. Non ci avevo pensato. È incredibile, a volte riesci ancora a sorprendermi. Forse è una cosa che ho imparato da te. Vi, sicuro di volerlo fare? Solo se non hai niente in contrario. Non è quello che avrei scelto io, ma va bene. Tutto qui. Niente obiezioni. Forse anch'io ho imparato qualcosa da te. Tra l'altro, raga, faremo una serie su Ghost Recon e avrò un personaggio similissimo a V. Poi ve lo ricorderò. Sai, quando lo faremo. È davvero uno spettacolo. È stato bello lavorare con te. Già. Anche con te, Johnny. Che bello. Cioè, da persone che si odiavano sono diventati comunque dei fratelli in un certo, da un certo punto di vista. Minchia, raga, però dai, li potevano fare tutti filmati in terza persona. Era tutta un'altra roba, raga. Ti giuro, cambiava tutto. Guardarsi in terza persona, vedere le espressioni del nostro personaggio in base alle situazioni, ti avrebbero preso molto di più che vedere soltanto, diciamo, quello che è il dialogo. Ma no, non ha senso, cazzo. Voglio dire, lui. Ma come? Fallo, vedrai, ti aiuterà.
Ma che stai dicendo? Ma sei finito? Dai! Com'è il vero al di là? È bello come dicono. Perché qua giù è ancora una merda. Cazzo, forse è perfino peggio di prima. Vorrei solo aver fatto di più. Forse sarebbe finita diversamente. Energia positiva, Victor. Ma dai, ma non ci credo, raga, ma non penso. Ci mancherai, ragazzo. Qua arrivano tutte le chiamate, quindi siamo morti. Abbiamo accettato di morire pur di non unirci. Guarda Judy. Ehi, V. L'altro giorno pensavo a te così... Mi sono detta... Beh... di chiamarti. Guarda Judy come sta piangendo. Che è inutile, ma... Un tempo la gente parlava con le tombe e nessuno batteva ciglio, giusto? Quando ho detto che pensavo a te, intendo molto. A tutto quello che hai fatto. E credo di capire perché hai voluto lasciare questo posto una volta per tutte. Ma comunque, V, hai mai pensato a cosa, sai, a cosa sarebbe? Ma dai. Guarda come Judy era innamorata, raga. Panam. Ehi, che ce la volevamo fare pure. Volevo solo dirti che spero davvero che esista un al di là. Vuoi sapere perché? Eh? Perché significherebbe che un giorno ci rivedremo. E allora ti farò rimpiangere di avermi mai incontrato. Abbiare trombate proprio. Cosa ti è passato per la testa, eh? O forse non ci hai pensato affatto. È così. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Tutto. E qual è la prima cosa che fai, eh? Ti ammazzi, ecco cosa! Se esiste un inferno, spero che tu sia lì. A marcire e bruciare. Addio. Che gentilissima, eh? Cioè, però ci teneva, cazzo. Guarda, ciao, Miss. Vi. Dubito che ascolterai questo messaggio, ma... In terra e in cielo ci sono molte più cose di quanto la mia filosofia possa immaginare, no? Cioè, alla fine... Alla fine è stata una tua scelta. Spettava a te. Ma... Beh, devi sapere che non ha riguardato soltanto te. Ha colpito anche i tuoi amici. Non credo... Non credo tu sapessi quanti amici avevi davvero. Magari ci rivedremo ancora, V. Tu, io, Jackie. Cazzo, raga, ma è fantastico. E fino ad allora, stammi bene. Tristissimo. Tristissimo, raga. Grazie per aver giocato, congratulazioni, hai completato la trama principale di Cyberpunk, ma ricorda che a Night City non dorme mai e hai ancora molto da offrirti, puoi sempre continuare la partita dall'ultimo salvataggio per un board. Vuoi tornare al gioco ora? Certo, vada per un altro contratto.